Salve a tutti ragazzi, siamo qui su PSVR a 120 Hz, questo qui è Paranormal Activity, sto giocando usando il tracciamento del Kinect per la testa, i PS Move, insomma i driver 4VR. Adesso facciamo un rapido giro insieme con questo gioco horror. Devo dire la definizione è abbastanza alta. Io come al solito sto usando i dettagli alti, non credo capire bene. È un corvo. Come muovermi? Devo dire, qualitativamente rende bene. Vediamo qui cosa c'è scritto. Vicino troppo alla testa. La chiave, vabbè, insomma, dice che la chiave sta messa da qualche parte. Andiamo a vedere dove. Sono varie. Vediamo se sta da qualche parte qui. Stanno anche le telecamere, bene. Ok. Eccola qua la chiave. Vediamo se ora mi abbandona la torcia. Ok, ci siamo riusciti. Andiamo troppo. Questo gioco pecca un po' nei movimenti, sinceramente, perché bisogna muoversi così con i PS Move, quindi non è proprio il massimo. Wow, che bel rumorino. Certo un po' d'olio queste cerniere, no? Ok. Ok. Chiudo subito la porta, sto maledetto. Oh, comincia a spingere la torcia perché si può aprire. Musichetta, proprio. Batterie. Posso poi, ecco, mettere da parte tipo un tasto, se ritrovo uguale, vabbè. Chi ha spento il carrier, mannaggia. Cominciamo. Non mi ci fa andare. Guardate l'orologio come è definito. Figo. No, ma questa è spenta. Gianni, bella. Ok. Anzi, già si è scaricata, ma che è? Oh. Non ci va. Sì, ora ci vado su, eh. Ma che sei matto? Non te permette mai più. Si bellissimi quadri. No, non ci va? Ok. Visto che lui mi ha dato questo indizio, io vado subito a vedere cosa c'è. Wow, la chiave.
Vediamo se riesco a prenderla. Cazzo! Oh là là! Ma che sei matto? Mi ha fatto saltare la paura. Quindi è un passaggio che dovevamo fare. Andate in bagno, come al solito, sempre sporchissimo. Io veramente volevo riuscire per andare qui. Chi c'entra? Buongiorno. Beh. No, lì in centro. Qua? No, non mi fa entrare. Comunque, ragazzi, dettaglio altissimo. Cioè, sto gioco nel visore è veramente figo. Cioè, è proprio bello di qualità, insomma. A parte, no, non la devi chiudere, la devi aprire. Qualche piccolo problemino che quei move comunque può dare. Vediamo se c'è qualcosa qui. Ok. Sempre stimolo. Ok, ho fatto sparire magicamente la batteria. Prendiamo un'altra. Non so dove si mette queste batterie. Ok, questa la tiene in mano. Vabbè, andiamo in giro con la chiave. Ok, così le può togliere. Altri cassetti. Non c'è niente. Qui niente. Vabbè, comunque non credo ci sia altre cose. Siamo qui. Che roba è? Ma vabbè, ci interessa. Avanti di qua. Una lettera. Non ci interessa. Ok, guardate il dettaglio di questo sacchiotto, quanto è alto. È proprio veramente alto, ragazzi. Figo, bello. Quindi qua non ci si può andare. Che è chiuso giustamente come si va. Quindi andiamo qui. Mi ha chiuso la porta sta male. Ha aperto là. Cavolo, e chi ce l'avamo là? Maledetto sei. Me lo fa morire. Guarda che tipo. Cucù, mortacci. Ma che sei matta? Ho fatto saltavo. Porca zozza. Che brividi. E mi ha aperto di qua. Oh, mamma la torcia. Soprattutto accendila. Ok. Hai capito sta scema. Scemo. Non c'è anche un modo per correre, però ovviamente non è facilissimo. E chi sei tu? È il fantasma che si trasforma in bambina per bene. Se si può aprire? No. Perlomeno non mi sembra, poi. Cucù. Sei grande sta casa. Oh.
Vado piano piano perché sennò mi sta inquadrando. Non si apre. Comunque ragazzi, questo gioco, diciamo che sto giocando in piedi adesso, ci si può giocare, solo che dovete imparare i tasti dei PS Move, che comunque si comportano come fossero i WAND dell'HTC Vive, quindi comunque bisogna un attimo capire come camminare, come girare la testa, come, cioè, come spostarsi, ruotarsi intorno, diciamo. Io posso anche ruotarmi a 100, cioè dietro velocemente. Questa è chiusa. Sì, chiusa, se no me l'avrebbe. Ok. Difficile da muoversi qui dentro, però voglio dire, è anche un gioco che non è che devi andare de corsa, voglio dire, cioè, nel senso, questo te devi morire piano piano dalla paura, non è che poi fa. Che mi ha dato un libro? Diciamo tipo un libro, vediamo se riesco. Ok, ma sei proprio questo libro? Scomparso. Vabbè. Vabbè, poi capirò come si fa. Andiamo avanti. Ci farà più qualche altro colpo. Sicuramente. Oh no 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 no, non ti fa così però tu, non si fa, non si fa ragazza, qui non ci si può andare. No, non mi fa sti sorrisetti da psicopatica qua, no. Un'altra batteria. C'è una cifra. Cioè, guarda che tipa che ha. Mamma mia, oh. Ha aperto il libro. Ah, quindi è un oggetto che dovevo trovare, a quanto pare. Quindi devo trovare questi oggetti. Così mi sembra di aver capito. La seconda è la torcia. Come si accende sta torcia? Che io non mi ricordo. Scusate, mi sto un attimo in più. Ok. Vabbè, non ci interessa, anche perché non è che ci capisco chissà quanto. Questi non si prendono. Questa musichetta, questi quadri bellissimi proprio, eh? No. Mannaggia la torcia. Credo che non serve però. Come al solito piove fuori. Classico proprio. Andiamo a vedere chi ha acceso la TV qui. Assicurante proprio.
Ma ti pare il momento di sentire la musica? Fa brava, no? Dai, fammi uscire. Vado di là allora, ok, ma... Ah, c'è il tappeto quello che quando ci passi sopra suona, ok. Cavolo. Ma dai però, ma come fa così? Non si fa, eh. Questi giochini non si fanno. Oh, che vedo, una batteria. Guardate che vedo di prenderla, eh. Che è un po'. Ok, ho capito pure come farla sparire al volo. Bimba non mi serve. Mi dice di andare qua. Ma chi ci sta? Ma sei matta? Ehi, laggiù. No, 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 no. Poi mi ha detto via la pallina. Vero? Blake. La farò prenderla. Non è nata. Vabbè, ci fotte niente. Non ci siamo andati. Ragazzi, questo gioco è figo. Fa comunque morire dalla paura, quindi io ve lo consiglio. Se vi piacciono ovviamente questi giochi horror, consiglio che vi do, anche se è un po' difficoltoso muoversi, però comunque se vi piace è da giocare, insomma. Quindi ragazzi, per questo gameplay è tutto, io vi saluto, per qualsiasi cosa potete contattarmi in privato, quindi va bene, ci vediamo sul gruppo, alla prossima.